parte del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, rendiconto della gestione esercizio finanziario 2015 e relazione tecnico-illustrativa. Esame ed approvazione. Relazione all'assessore De Sensi. Signor Presidente, signor Sindaco, signori consiglieri e colleghi assessori, non mi dilungherò, rispetto al contenuto tecnico e il dato numerico che è evincibile dal rendiconto relativo all'anno 2015, ma voglio piuttosto cogliere l'occasione di questa del rendiconto per operare una valutazione più tecnica di una serie di considerazioni che di fatto in questo periodo, specialmente di campagna elettorale, sono girate sui palchi e fuori dai palchi. E mi riferisco a quelle considerazioni che molti hanno fatto in ordine allo stato di predissesto, addirittura di dissesto, in cui versavano o verserebbero i conti appunto comunali. Va detto a proposito preliminarmente che chi ha parlato di predissesto e ancor più di dissesto lo ha fatto in modo del tutto superficiale, comunque senza avere in alcun modo la consapevolezza tecnica del significato di questi istituti, in quanto evidentemente entrambi questi istituti sono istituti disciplinati dalla legge, in particolar modo dal testo unico degli enti locali, che ne disciplina appunto i presupposti e le caratteristiche. Velocemente, senza voler annoiare a nessuno, l'ipotesi del dissesto, volendo definirla sinteticamente, ricorre allorché l'ente non è più in condizioni di garantire le funzioni amministrative indispensabili o comunque di adempiere alle obbligazioni che certe liquide ed esigibili che allo stesso ente fanno riferimento. La situazione invece del cosiddetto predissesto è una situazione che si realizza allorché esistono una serie di parametri appunto di bilancio che risultano in disequilibrio e che quindi consigliano all'ente, proprio allo scopo di prevenire la situazione di vero e proprio dissesto, di mettere in campo un piano di rientro, per così dire, da queste situazioni di disequilibrio, che presuppone il ricorso a misure straordinarie, quale prima fra tutte quella appunto dell'indebitamento. I conti dell'ente, in realtà, così come si evincono appunto dal rendiconto che presentiamo per l'approvazione al Consiglio Comunale, non presentano in alcun modo le caratteristiche che ho provato sinteticamente appunto a descrivere. In realtà una situazione di difficoltà l'ente la sta vivendo da qualche anno a questa parte con riferimento alla situazione della cassa. Cioè, se un disequilibrio è sicuramente rinvenibile e riguarda appunto il disequilibrio appunto di cassa. E le motivazioni fondamentali legate a questo disequilibrio sono da individuarsi in due ragioni fondamentali: una ragione strutturale, per così dire, e una ragione contingente alla situazione specifica del comune di Pisticci. La situazione strutturale è legata al fatto che i bilanci degli enti pubblici, degli enti locali in particolare, fino a qualche anno fa si fondavano in gran parte sui trasferimenti rivenienti dallo Stato centrale. In realtà nel corso degli anni, e in particolar modo il fenomeno si è accentuato proprio nel quinquennio dell'amministrazione di Trani, il cosiddetto fondo di solidarietà comunale, cioè il fondo in cui venivano stabilite le quote di trasferimento dallo Stato ai comuni, è andato sempre di più, ha subito progressivamente una serie di tagli significativi. Io, per dare la misura di questo fenomeno,
mi permetto di indicare un dato di confronto, di paragone fra il 2011, che è stato il primo anno dell'amministrazione di Trani, e il 2015, che è l'anno a cui facciamo riferimento rispetto al rendiconto. Nel 2011 lo Stato trasferiva al Comune di Pisticci 4.033.000 euro. Nel 2015 il trasferimento statale è stato pari a 1.600.000 euro. Quindi sostanzialmente con un delta, con un differenziale negativo tra i due anni di 2.400.000 euro. Cioè sostanzialmente il Comune di Pisticci ha percepito dallo Stato 2.400.000 euro in meno rispetto a quelli che aveva percepito nel 2011. A questo elemento di difficoltà, che incide come evidente pesantemente poi sulla cassa dell'ente, va aggiunta un'altra difficoltà contingente che l'ente ha e sulla quale l'amministrazione di Trani ha già cominciato a lavorare, ma che ovviamente occorre un impegno ulteriore da parte di tutti coloro i quali verranno a governare l'ente, un lapsus forse, e quella sostanzialmente è la difficoltà che l'ente da questo punto di vista è evidente per quanto concerne i crediti tributari che viene in considerazione la cosa in essere dall'ufficio e in modo particolare dall'ufficio tributi, che è un ufficio notoriamente sottodimensionato rispetto ai carichi di lavoro, che l'amministrazione non è in condizioni tra l'altro di supportare con ulteriore personale, visto i limiti che l'assunzione di nuovo personale incontra da parte della normativa appunto nazionale, e quindi rispetto al quale la soluzione diciamo unica percorribile è quella dell'esternalizzazione del servizio, da intendersi nel senso dell'appalto di un servizio di supporto e affiancamento all'ufficio, fermo restando la gestione diretta della fase della riscossione da parte appunto dell'ufficio medesimo. Da questo punto di vista, in più si aggiungono la difficoltà anche nella riscossione delle entrate extratributarie. Da questo punto di vista è significativo un dato che si evince dal rendiconto che è in corso di approvazione, che proponiamo all'approvazione. Rispetto alle entrate extratributarie, cioè quelle che fanno riferimento al titolo 3 terzo dell'entrata, e rispetto a una previsione più complessiva di accertato, cioè di entrate accertate, che risultano pari a un attimo solo, entrate extratributarie, il titolo terzo, a un accertato che risulta pari, dicevo, a 6.665.000 euro, l'incassato è soltanto 2.984.000 euro, per cui risulterebbero ancora da incassare con riferimento a questo titolo 3.680.000 euro. Di questi ben 3.100.000 euro fanno riferimento alle entrate da discarica. Che cosa sta facendo l'amministrazione su questo fronte? L'amministrazione su questo fronte diciamo così, ha espresso, sta mettendo in campo un'azione anche forte che trova riscontro anche sotto il profilo dell'azione giudiziaria, nel senso che l'ufficio legale ha già messo in campo ha già presentato un ricorso per decreto ingiuntivo con riferimento alla posizione del Comune di Bernaldo, o meglio del concessionario del servizio, la società Tradeco, ma sta presentando altri quattro ricorsi per decreto ingiuntivo che fanno riferimento alla posizione creditoria del Comune di Scanzano, del Comune di Montalbano, di Tursi e di... No, Bernalda è un'altra storia. Scanzano, Montalbano, Tursi, il quarto non me lo... Pomarico, è di Pomarico, perfetto. In più, diciamo, tornando alla questione delle entrate tributarie, si è evidenziata la difficoltà, ma va anche evidenziata l'attività che è stata concretamente posta in essere, che nel 2015 è stata un'attività estremamente impegnativa e
In particolare è noto che la manovra fiscale del 2015 con riferimento alla Tari è stata una manovra che ha previsto un impegno, uno sforzo eccezionale da parte dell'ente. Sappiamo come la Tari del 2015 è stata portata e ridotta ad un importo di soli 1.300.000 euro. Credo di non poter essere smentito nel dire che probabilmente è stata la Tari più bassa d'Italia, certamente la Tari più bassa della Basilicata. Ma a parte questo, unitamente al gettito della Tari e parallelamente sono state poste in essere delle azioni concrete volte ad attenuare l'impatto della Tari sui cittadini. Mi riferisco a due azioni. Una prima che ha riguardato la previsione di una serie di agevolazioni in termini di riduzioni ed esenzioni della Tari, di cui hanno goduto ben 447 famiglie del territorio, di cui 245 famiglie avendo accesso all'esenzione totale dalla tariffa. In più è stata restituita una quota della Tari 2014 e di questa restituzione hanno beneficiato ben 366 utenti, di cui 265 famiglie e 101 attività imprenditoriali. Parliamo non di qualcosa che deve essere fatto, è qualcosa che è stata già fatta, perché nei giorni scorsi è stata praticamente esaurita l'attività di restituzione della quota Tari, nel senso che le utenze interessate sono venute qui presso gli uffici a ritirare i discarichi, con i quali poi sono andati presso alla tesoreria dell'ente in banca ed hanno ottenuto proprio la materiale restituzione appunto di queste somme. Parliamo di 366 utenze tra famiglie e attività imprenditoriali che hanno beneficiato appunto di questa restituzione. Di questo si tratta. Il risultato, venendo ai numeri brevemente, il risultato di amministrazione, cioè quindi che è oggettivamente negativo, non può essere considerato un segno di una difficoltà, diciamo, generale dell'ente. Un risultato negativo nell'ordine di 1.600.000 euro, che deriva da che cosa? Dal fatto che nel corso del 2015 si è proceduto a un riaccertamento straordinario dei residui. Come è noto, il riaccertamento è passato dal... meno 2.500.000. Quindi rispetto a questo risultato di amministrazione, il meno 1.600.000 è già il segnale di un miglioramento. Però per far capire di che cosa stiamo parlando, io voglio uscire dai freddi numeri e fare un esempio, ricondurre tutto all'economia di una famiglia. È come se una famiglia si trova... però contemporaneamente ha anche crediti per 12 e soprattutto ha proprietà immobiliari di un valore indeterminato. E questa è la situazione del comune, cioè sostanzialmente ha un debito sicuramente, dal risultato di amministrazione si evince un debito, ma che ponendo in essere le azioni ordinarie, cioè quelle dirette alla riscossione dei crediti extratributari e tributari e alla valorizzazione massima del patrimonio, è un debito che può essere serenamente diciamo tenuto sotto controllo e fronteggiato. Segnalo che come dato tecnico ulteriore il Collegio dei Revisori ha espresso parere positivo all'approvazione del rendiconto e quindi chiedo al Consiglio di procedere di conseguenza. Grazie. Ci sono interventi? Allora mettiamo i voti. Favorevoli? Unanimità. Immediata eseguibilità? Unanimità. La parola al sindaco.
Vuoi intervenire tu prima? Signor Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi, consiglieri superstiti. Nel dichiarare il mio personale apprezzamento alla relazione dell'assessore De Sensi, Presidente, io vorrei rimarcare il forte attaccamento dell'intero Consiglio Comunale, soprattutto dell'opposizione, a questa istituzione che mai è venuta meno, come oggi è ampiamente dimostrata. Io ringrazio comunque anche gli assenti, oltre che i presenti, per quello che in questi 5 anni hanno dato alla comunità pistizzese. Ringrazio proprio a titolo personale i colleghi presenti che hanno garantito la governabilità di questo comune in un momento, in un periodo estremamente difficile, un periodo nel quale tante concause hanno determinato grandi difficoltà nell'amministrare un comune, non solo Pisticci, ma tutti i comuni d'Italia. Chiudo questa mia breve convinto che la nostra compagine nella sua interezza abbia dato il massimo possibile in questo periodo particolare. Il mio augurio è che dopo elettorale in corso e dopo il 5 giugno questa comunità continui ad avere una classe dirigente libera e degna di questo nome. Grazie. Buongiorno a tutti, e questo probabilmente l'ultimo consiglio comunale. Mi associo ai ringraziamenti del consigliere Montano, a tutti quanti i consiglieri, anche a quelli assenti, che in più occasioni hanno votato all'unanimità per quanto riguarda problematiche che riguardano tutto quanto il territorio. Voglio ricordare a tutti le grandi battaglie per l'ambiente che abbiamo condotto e i voti unanimi che questo consiglio ha espresso a favore della protezione ambientale. Adesso comunque siamo in campagna elettorale e tutto quanto è successo in occasione del confronto voluto da pisticci.com, quando tutti e quattro i candidati sindaci erano qua e il codazzo altrettanto, devo constatare oggi che, trattandosi di un problema, quello appunto del dissesto o presunto tale o del predissesto, trattandosi di problematiche che oggi, con la presenza non della politica ma del dirigente dell'ufficio di ragioneria, questi problemi sarebbero stati certamente oggi messi a nudo, certamente avrebbero avuto giusta soluzione, certamente avrebbero avuto questi problemi la loro risposta. Fatto è che c'è molta demagogia. Si è parlato di dissesto, di predissesto, non sapendo nemmeno il significato delle parole. Oggi siamo qua, se così fosse stato, avremmo avuto un'opposizione veramente agguerrita oggi, che ci avrebbe fatto veramente del male. Se oggi non c'è qua nessuno, se sono presenti soltanto quando si va in televisione, significa che stiamo recitando. Noi non stiamo recitando. Noi qua, fedeli, dall'inizio alla fine, lavoriamo dall'inizio alla fine, siamo a disposizione della gente dall'inizio alla fine. Allora, abbiamo detto determinate cose agli inizi, determinate cose le diciamo adesso. Veniamo ad approvare il bilancio adesso, e lo ripeto per l'ennesima volta, se un minimo di dubbio ci potesse essere su quella che è stata l'attività amministrativa,
avremmo trovato oggi un'opposizione agguerrita. L'opposizione è quella là. E se immaginiamo che parte di quella gente si propone ad amministrare questa cittadina, ritengo che il niente si propone per amministrare questa cittadina. Detto questo, vado a rimarcare quelli che sono i meriti della mia amministrazione, di quello che abbiamo fatto e soprattutto della visibilità che abbiamo ottenuto in campo nazionale. Problematiche come quelle ambientali che erano circoscritte ad un rione, quale quello di Bisticci Scalo, sono diventate queste cose patrimonio, sono diventate un qualcosa che ha interessato tutta quanta l'Italia. Se adesso sono scattate le manette per determinati personaggi che hanno fatto reati ambientali, si deve alla nostra amministrazione, al nostro coraggio di affrontare situazioni, al nostro coraggio di andare a denunciare alla Procura della Repubblica misfatti ambientali. E non soltanto questi abbiamo fatto, altre denunce abbiamo posto, come quelle che riguardano i lavori effettuati in Val Basento, anche in quell'occasione dove mancano ben 450.000 euro all'appello, anche in quell'occasione abbiamo fatto esposto alla Procura della Repubblica affinché si accerti la verità, affinché si accerti qual è lo stato delle cose. Siamo tutti quanti bravi a parlare, veniamo soprattutto quando c'è gente che ascolta, siamo tutti quanti bravi anche a dire che la monnezza, per esempio, deve affossare questa amministrazione. Io stamattina mi sono recato presso il comando dei carabinieri e ho denunciato una situazione allarmante. In piazza Elettra a Marcogna, cumuli di immondizia. Mai stati cumuli di immondizia, e a questo punto sono autorizzato a pensare che qualcuno sta muovendo le fila per gettare discredito su questa amministrazione. Allora io mi prendo le mie responsabilità, lo dico chiaramente, anche perché è diventato un cavallo di battaglia. Questo non deve essere un cavallo di battaglia per chi va trovando i peli nell'uovo. Questo deve essere un punto di forza per questa amministrazione, perché abbiamo messo in campo, in un momento particolare, quale quello della campagna elettorale, abbiamo messo in campo la raccolta differenziata voluta dall'Europa, e l'Europa ci costringe a raggiungere il 65% di raccolta differenziata. Non abbiamo fatto calcoli, sapevamo di esporci, la ditta non ci è venuta in aiuto in questo particolare momento, vuoi per l'inadeguatezza per quanto riguarda il numero delle persone coinvolte, vuoi per altro. Fatto è che a più riprese abbiamo ripreso la stessa ditta, fatto è che alla stessa abbiamo combinato un'ammenda pari a 3.000 euro, fatto è che alla stessa abbiamo detto che se le cose non vanno come dovrebbero andare, allora probabilmente potremmo rivedere il contratto che è stato stilato. Allora, detto questo, invece di trovare gente dall'altra parte che vuole bene al proprio territorio e che porta avanti un determinato discorso per il territorio, si va a cercare nella busta dell'immondizia la causa del fallimento di questa amministrazione. Allora, se siamo ridotti a questo, siamo veramente nell'immondizia più totale. Non ci riguarda questa cosa. Abbiamo fatto tantissime cose, a cominciare dall'aeroporto di Basilicata, che deve essere l'aeroporto di Bisticci, mettendoci adesso sì contro i poteri forti, mentre altri soggetti candidati a sindaco in questo particolare momento si vantano di essere amici di Pittella, questa amministrazione non ha questi vanti da dire. Questa amministrazione ha avuto un atteggiamento fedele a quanto aveva detto agli inizi. Questa amministrazione sta sempre libera nella testa e negli atteggiamenti, tant'è che i risultati ottenuti non sono frutto di atteggiamenti servili nei confronti del potere costituito, assolutamente no, sono frutto invece di un'azione poderosa, di un'azione di unione, di un'azione tendente a portare sul territorio quei risultati che la popolazione attendeva. Allora, noi abbiamo sempre detto, fin da quando ci siamo insediti, fin dalla campagna elettorale di 5 anni fa, che siamo liberi, siamo gente libera, che certamente non si assoggetta, certamente non va a chiedere per sé piaceri e quant'altro al potere costituito. Non l'abbiamo mai fatto, e tutto quanto abbiamo chiesto alla Regione Basilicata l'abbiamo fatto esclusivamente per il bene di questa comunità.
Questo è. Non abbiamo interessi da difendere. Ognuno di noi svolge un ruolo importante nella società. Chi fa l'ottico, chi fa l'impresario, chi lavora presso altri, ma tutti abbiamo un lavoro e ringraziamo Cristo per questo. Altri invece non sanno quale è il proprio lavoro e se lavorano e fanno determinate cose non perché quella è la loro professione, ma perché la politica ha dato loro quella professione. Allora, di noi nessuno ha usufruito di questo. In questi 5 anni, che sono stati anni pieni, anni caratterizzati anche dal fatto che sul Pisticci sono abbattute delle sciagure, mi riferisco per esempio all'incendio che ha distrutto 1.000 ettari di bosco, mi riferisco alle 2 alluvioni che abbiamo avuto, allora, anche in queste occasioni non abbiamo mai tirato a campare, non siamo mai stati succubi di certe situazioni, abbiamo affrontato sempre i problemi, li abbiamo posti i problemi, abbiamo cercato di trovare loro le giuste soluzioni. Allora, dalla Regione Basilicata, diceva un consigliere adesso assente che avrei voluto qua oggi, che i problemi della Basilicata si risolvono con le amicizie, i problemi di Pisticci si risolvono con le amicizie, se sono amico di Tizio e Caio posso aspirare ad essere qualcuno, posso aspirare a fare il sindaco, tanto c'è lui che pensa per me. Non è così. Fare il sindaco a Pisticci non è iartareggia. Fare il sindaco a Pisticci significa affrontare le tematiche con una certa forza, significa soprattutto una cosa importante, avere alle spalle un gruppo come quello che io ho avuto e che in qualsiasi momento mi ha sorretto e mi ha dato la forza per andare avanti. Se questa amministrazione arriva a termine grazie al contributo di tutti, arriva a termine grazie al contributo soprattutto di questa gente che è presente qua stasera, per stamattina, di questa gente che ha messo da parte ogni cosa pur di portare a termine l'amministrazione comunale. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ed un gruppo che aveva poca esperienza politica, a cominciare dal sindaco che non ha mai fatto il sindaco, a cominciare dai consiglieri e dagli assessori, questo gruppo si è cimentato con il passare del tempo, è diventato un gruppo granitico, un gruppo che è stato capace di portare avanti certi discorsi. Bene, adesso che andiamo a rinnovare il Consiglio Comunale è necessario che si tenga presente questa cosa, è necessario che si sappia che questa amministrazione è arrivata a termine, ha portato a casa risultati impensabili e quindi sarà molto difficile per chi succederà raggiungere gli stessi risultati. Allora ieri sono stato a Roma ad incontrare il neo presidente di Invitalia per quanto riguarda la situazione di ex Club Med. Allora, un riconoscimento grandissimo a me e all'amministrazione viene dal presidente nazionale di Invitalia. Il presidente ieri ha detto sindaco, ci siamo, e questa è la prima volta che non ci vediamo perché io da poco mi sono insediato, la conosciamo bene per quello che fa, la stiamo seguendo. Stiamo seguendo lei e la sua amministrazione. Allora, il problema Club Med troverà soluzione soltanto nel momento in cui le tematiche ambientali saranno risolte. Lei per noi rappresenta con la sua amministrazione una garanzia. Mi auguro che il 6 mattina lei continui ad essere sindaco della città di Pisticci. Allora, è un complimento non solo al sindaco, ma il complimento anche a questi ragazzi che hanno permesso al sindaco di arrivare al traguardo. Tutti quanti abbiamo dato il nostro contributo, tutti quanti siamo stati a disposizione totale della gente. A volte certamente ci sono state delle incomprensioni e quando mai queste non possono succedere. A volte sono stati momenti critici, ma la cosa importante è che a fianco di questa amministrazione ci sono stati i comitati. Mi riferisco al comitato dell'ospedale, per esempio. Mi riferisco ai comitati che sono sorti per difendere l'ambiente. Quello che mi piace ricordare in questa circostanza è che non abbiamo mai avuto opposizione e che la vera opposizione ce la siamo fatti noi stessi. In che senso? Nel senso cioè che i problemi li abbiamo rincorsi noi. Noi siamo andati alla ricerca dei problemi e noi abbiamo trovato la soluzione a questi problemi. Altri non l'hanno fatto. Io ricordo, consigliere comunale, con l'amministrazione Giannone, 1998, ero tra i banchi dell'opposizione, stavo seduto là, ero tra i banchi dell'opposizione con il compianto Renato Gioia.
allora siamo riusciti dai banchi dell'opposizione, agendo in maniera costruttiva, a far acquisire all'allora amministrazione Giannone la piscina di Marconia. Era una piscina che era andata all'inganno, doveva essere venduta e ci voleva una somma di 200 milioni di vecchie lire per poterla acquisire. Ricordo che mi misi in contatto con il Tribunale di Roma, parlai con la dottoressa Mantuano e dissi lei e le chiesi, chiedo scusa, sono un consigliere del Comune di Pisticci, cosa bisogna fare per acquisire la piscina? Lei mi disse, ma lei è un consigliere di maggioranza oppure un consigliere di opposizione? Io dissi no, sono un consigliere di opposizione, cioè, come pretende lei dall'opposizione di far acquisire la piscina? Vedrà che ci riusciremo. E dai banchi dell'opposizione ho martellato la maggioranza. Ogni volta si parlava di piscina, fino a quando la piscina è stata acquistata. Questo significa fare opposizione. Mai, eccetto qualcuno, quella opposizione ha parlato. Quell'opposizione, quei banchi vuoti, sono l'emblema dell'opposizione che la mia amministrazione ha avuto nel corso di questi anni. Zero opposizione. Allora, adesso come si va? Come si fa ad andare in giro a chiedere il consenso della gente? Come si fa a chiedere il voto? Allora, 5 anni di stand-by, ma è possibile che i problemi nel frattempo siano stati anche in stand-by? Assolutamente no. Dall'opposizione mai si è parlato di aeroporto. E l'altra sera, quando abbiamo fatto l'incontro dei candidati sindaci della questione aeroporto, nessuno ha parlato. Si è parlato di turismo, non si è parlato di aeroporto. Nel momento in cui il sindaco di Pisticci affronta il problema turismo e parla di infrastrutture, di strade che non ci sono, di fogne che non ci sono, allora in quel particolare momento il candidato sindaco del PD dice: ma come? Parliamo di depuratore, ma può la gente venire a vedere il depuratore? Se siamo a dire queste cose, siamo ridotti veramente alla frutta. Voglio ricordare, per questo l'ho detto prima, che la riapertura del Club Med passa attraverso la risoluzione dei problemi ambientali. Questa amministrazione ha fatto di tutto per l'ambiente, non abbiamo niente da imparare da alcuno, abbiamo fatto tutto quanto è possibile e se riuscissimo a vincere le elezioni lo faremmo senz'altro. Dico di più, Pisticci ha bisogno di continuità, Pisticci non ha bisogno di saldi nel buio, non ha bisogno di gente che dopo 3 anni è andata a casa, non ha bisogno di gente che da consigliere si è dimesso non affrontando quelle che sono le tematiche di questa comunità. Pisticci ha bisogno di punti di riferimento e questo gruppo è un punto di riferimento per la nostra comunità. È una cosa importantissima questa, perché nel momento in cui non c'è né destra né sinistra, nel momento in cui c'è una confusione totale a livello ideologico, questo gruppo si propone a guidare un'altra volta questa comunità. E non è cosa nuova, è certamente una cosa nuova questa. Mai era successo che un gruppo uscente si riproponesse. E se ci riproponiamo, non perché abbiamo coraggio, perché non ci vuole coraggio per riproporsi, perché un'amministrazione che ha fatto quello che ha fatto la mia amministrazione non ha bisogno di coraggio per ricandidarsi, vuole soltanto continuare a fare quello che ha fatto, vuole soltanto dare risposte alle problematiche di questa comunità, vuole soltanto che Pisticci non venga messa sotto i piedi da altri. È facile dire alla radio o alla televisione che Pisticci deve essere al centro del Metapontino. Noi non ci siamo limitati a portare Pisticci al centro del Metapontino, abbiamo portato un problema, come dicevo prima, di un quartiere a livello nazionale e se arrestano la Guidi è perché questa amministrazione ha messo nelle condizioni la Procura e altri di ricorrere alle ascoltazioni delle telefonate e quant'altro che hanno messo in evidenza situazioni oscure nella nostra Basilicata. Basilicata che sembrava essere libera dalla mafia, ma è presente invece. Come che è presente? I magistrati hanno parlato di mafia imprenditoriale. Mafia imprenditoriale, appalti dati agli amici degli amici e quant'altro, questo è quello che si verifica. Quindi petrolio in Basilicata significa soltanto ricchezza per alcuni, danno invece per tutta quanta la comunità. Questa amministrazione ha affrontato fin dagli inizi
il problema petrolio. Siamo andati noi in Val d'Agri a dettare i tempi, siamo andati noi in Val d'Agri a dire che il petrolio non era un qualcosa che doveva essere vantaggio soltanto per un comune, ma doveva portare benefici a tutta quanta la comunità lucana. Noi abbiamo parlato di soldi dati, di royalties date a tutti i comuni della Basilicata affinché anche i piccoli comuni potessero pareggiare il bilancio. Soldi quindi liberi dal patto di stabilità, soldi da poter essere utilizzati immediatamente. E non poteva essere altrimenti, perché allorquando andiamo a vedere che ci troviamo di fronte ad una regione come la nostra, che è la più ricca d'Europa, e questo l'ho sempre detto, per i giacimenti petroliferi, che ha, non possiamo subire l'onda di essere considerati, per quanto riguarda il reddito pro capite, la regione più povera d'Italia insieme alla Calabria. Allora, non si può in campagna elettorale andare a casa della gente e dire non ti preoccupare, domani ti mando a lavorare. È da vigliacchi fare così. La mia amministrazione invece ha affrontato il problema lavoro sotto un'altra dimensione. Ha cercato di trovare spazi per chiunque, ha cercato di trovare la possibilità di lavoro per chiunque. E aver combattuto ed aver ottenuto finalmente l'aeroporto di Basilicata va in questa direzione. Aver combattuto altre situazioni ed aver portato a termine risultati importanti come quello che riguarda il rione di Lupo, quindi l'abolizione del decreto di trasferimento dell'abitato, va in questa direzione. Perché aver tolto il decreto di trasferimento dell'abitato, proiettato nel tempo, può dare dei risultati importanti, quali potrebbe diventare, questo l'ho sempre detto anche dall'altra campagna elettorale, ho sempre detto che il rione di Lupo sta a Pisticci come i Sassi stanno a Matera, e se i Sassi hanno fatto di Matera una delle città più importanti d'Italia, del mondo addirittura, tanto da proporla come capitale europea 2019, e questo sarà nel 2019, ritengo che Pisticci possa essere allo stesso modo al pari di Matera. Questa cosa può determinare un qualcosa di importante per la nostra economia, può essere veramente importante, può essere il volano di Lupo, può essere il volano dell'economia, di tutto quanto il territorio. Abbiamo guardato al mare, abbiamo dato concessioni che non si davano da 24 anni, qualcuno nascondeva addirittura nel cassetto queste concessioni. Abbiamo dato la possibilità ai diversi di realizzare una lottizzazione di 350 alloggi che daranno la possibilità a molti ragazzi di lavorare. Abbiamo richiesto e ottenuto la promessa che a lavorare siano i ragazzi di Pisticci e che i fornitori siano i fornitori della nostra comunità. Ma non soltanto questo abbiamo fatto. Tante volte siamo stati accusati di aver tassato oltremodo la comunità. Non l'abbiamo mai fatto. Non l'abbiamo mai fatto. Andate a consultare, andate a controllare le tasse che ci stavano 5 anni fa, andate a vedere se sono aumentate nella maniera più assoluta. Anzi, si è verificata un'altra cosa, che mentre 5 anni fa, come diceva Antonio prima, 5 anni fa ci stavano delle somme a disposizione che venivano dallo Stato, adesso quelle somme, 2.350.000 euro all'anno in meno, quindi arrivano dallo Stato. E allora di che cosa parliamo? Abbiamo mantenuto le tasse bassissime, allora i bambini a scuola sugli scuolabus vanno soltanto impegnando 5 euro all'anno, e invece per il servizio la nostra amministrazione ha consumato 370.000 euro all'anno. La mensa scolastica costa da 0 a 45 euro al mese, allora da 0 a 45 euro al mese per il servizio noi andiamo ad impegnare intorno a 400.000 euro all'anno, quello che entra nelle casse comunali è di 70.000 euro all'anno. E allora questo è quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato di andare alla ricerca, diciamo, di soldi anche laddove sembrava non ce ne fossero, e mi riferisco alla discarica per esempio. Con la precedente amministrazione la discarica era gestita da un esterno, così come lo è adesso, Allora all'esterno, con l'amministrazione che mi ha preceduto, andava il 70% delle somme che entravano in discarica.
con la nostra amministrazione entrano nelle casse del Comune non il 30% come in precedenza, ma il 70%. Abbiamo avuto un'inversione di tendenza. Prima il 70% andava al privato, adesso il 70% viene al Comune di Bisticci. E questa operazione ci ha permesso di abbassare la Tari, ci ha permesso di restituire, questo sì, un qualcosa di storico per la nostra comunità, di restituire determinate somme a chi aveva versato prima la Tari. Abbiamo esentato completamente le attività produttive, abbiamo restituito oltre 50.000 euro a quelle famiglie che avevano un reddito ISEE inferiore a 6.000 euro. E questo è tanto, e questo è quello che abbiamo realizzato, e ci proiettiamo nel futuro adesso, perché l'altra sera, quando mi hanno posto la domanda cosa fare per poter mantenere il bilancio più o meno, diciamo, allegro, allora ho detto che bisogna fare ricorso adesso anche alle royalties del petrolio. È stata una battaglia che abbiamo condotto fin dagli inizi, allora certi risultati sono arrivati, tant'è che si è discusso in commissione in regione della possibilità di dare le royalties a tutti i comuni della Basilicata. Nei prossimi 5 anni, se riconfermati, continueremo con questa battaglia affinché le royalties del petrolio non siano appannaggio soltanto di determinati comuni, ma di tutti i comuni della Basilicata e quindi anche del nostro. Perché a dirla tutta, Bisticci fa parte in maniera totale di quella che è la filiera del petrolio. In che senso? Il petrolio si estrae a Viggiano e muore invece con le acque di strato presso Tecnoparco. Ed ancora c'è un'altra cosa che interessa il nostro comune, il fatto che ci sono chilometri di oleodotti che vengono da Viggiano e che da un momento all'altro possono determinare dei danni ambientali, come purtroppo si è verificato in un'occasione nei pressi di San Basilio. Questo è. Allora, questa amministrazione ha un grandissimo merito, quale? Quello di aver portato a termine tutti i lavori iniziati dalle precedenti amministrazioni. Ne ha fatti di altri propri e si è proiettato nel futuro pensando a quello che deve realizzare. Mi riferisco per esempio alle acque bianche a Marcogna, alle fogne per le acque bianche a Marcogna. È una situazione invivibile quella di Marcogna. È una situazione, quando arriva l'inverno, si ha sempre la paura che di lì a qualche momento possa succedere qualcosa che possa mettere addirittura a repentaglio quella che è la vita delle persone. Allora, questo è un problema importante che questa amministrazione ha fatto suo, ha portato avanti i progetti con coraggio, ha consegnato i progetti definitivi, adesso saranno finanziati probabilmente con fondi FES 2014-2020, quindi come vedete i soldi a Bisticci non arrivano perché uno va a leccare, perché presenta progetti importanti che devono essere finanziati, altrimenti si potrebbe fare un'altra cosa. Nel momento in cui vai a presentare dei progetti importanti, che sono importantissimi per la nostra comunità, e nel momento in cui trovi dall'altra parte i sordi che non ascoltano quello che è il grido della gente, allora potremmo fare un'altra cosa, denunciare pubblicamente la gente e vedere se ci stanno i termini per poterli denunciare anche alla magistratura. Perché di questo si parla. Nel momento in cui tu vai a candidare un progetto che è validato dall'ISPRA, che è l'organo superiore che vede queste cose, nel momento in cui tu vai a dire guardate, ci sta la possibilità di dissesto idrogeologico da noi, con la possibilità che possa succedere questo, questo e questo, con la possibilità acclarata che la gente possa morire, e tu invece che fai? Dai 31 milioni a Lauria, 25 milioni a Lauria e 31 milioni a Bernalda, devo dire una cosa, che non hai capito niente di come si fa politica. La politica non è assecondare se stessi, la politica è assecondare la gente, assecondare i bisogni della gente, non assecondare se stessi. Perché nel momento in cui si andranno a riproporre, troveranno il beneplacito della sola Lauria, ma certamente l'opposizione di tutto quanto il territorio lucano, e noi certamente saremo tra questi. Questo è. Allora, quello che diciamo adesso. Allora, abbiamo amministrato in un certo modo. In contrapposizione anche alla Regione Basilicata, perché voglio ricordare a tutti che in alcuni tavoli che ci hanno visti attori, alcuni tavoli che servivano a difendere l'ambiente, allora in quei tavoli io, l'assessore Grieco, siamo stati a volte, anzi il più delle volte, controparte. Noi andavamo a denunciare determinate situazioni e tutti quanti a dire invece che non c'erano problemi. Si parlava di radioattività, ma è qualcosa che rientra. Si parlava di petrolio all'interno del fiume Basento, ma non è così, non è petrolio. Allora, tutti quanti a sminuire, tutti quanti a dire che la realtà che stavamo vivendo era una realtà non reale, era una realtà fantomatica, non è così.
I fatti ci hanno dato ragione. Anche quando abbiamo denunciato, il giorno del 17 di agosto del 2012, abbiamo denunciato i miasmi in Valbasento, anche allora eravamo pazzi. Abbiamo dimostrato che pazzi non siamo, la magistratura ci è venuta dietro, la magistratura da noi chiamata in causa ha dato ragione a quella che era la nostra idea, ha dato ragione a chi ha denunciato misfatti che si consumavano a danno della collettività. Allora, quello che chiedo adesso è la continuità per un'amministrazione che ha dato se stessa nella maniera più totale, che non ha pensato assolutamente a fare i fattacci propri, tant'è, andate a vedere nella voce di bilancio spese di rappresentanza, andate a vedere quel capitolo da quanti soldi ci stanno. Dottoressa D'Aranno, quanti soldi ci stanno? Allora zero, abbiamo impegnato zero. Questa amministrazione non ha consumato niente della collettività, si va a Roma, si fa altrove con i propri soldi. Allora bene, vogliamo la medaglia? No, però diciamo una cosa, che non abbiamo niente da imparare da nessuno. Nessuno ci può dire qualcosa per quanto riguarda l'onestà e il modo di condurre l'amministrazione. L'abbiamo fatto nel pieno rispetto della legalità, l'abbiamo fatto nel pieno rispetto delle persone e abbiamo raggiunto risultati che saranno veramente storia per la nostra comunità. Adesso si viene a parlare di decreto di trasferimento dell'abitato e del rione di Lupo e si ha la faccia tosta di dire che quel decreto non serve assolutamente a niente se non andassimo a realizzare determinate cose. Non è così. Perché se l'altra sera eravamo qua a parlare di decreto di trasferimento dell'abitato è perché questa amministrazione ha tolto quel vincolo che da 54 anni incombeva sul rione di Lupo. Allora, e questo per quanto riguarda altre cose. Allora, ve l'ho detto prima, l'aeroporto di Basilicata, Pittella che va verso Ponte Cagnano, la nostra amministrazione dice che deve essere Pisticci l'aeroporto di Basilicata. Si è battuta per questo, ha convinto gli altri 30 sindaci della provincia di Matera ad andare sulla stessa lunghezza d'onda. E l'insieme dei 31 sindaci della provincia di Matera ha dettato i tempi alla regione Basilicata. Ha detto a Pittella, quella riunione ha detto a Pittella, guarda amico caro, l'aeroporto di Basilicata non è Ponte Cagnano, è l'aeroporto di Pisticci. Ed ecco il buon Marcello Pittella che cosa fa. Bene, allora una vittoria totale non poteva essere per noi. E allora che cosa fa? Si inventa una cosa importante, si inventa un periodo di praticantato, nel senso di sperimentazione, 2 anni di sperimentazione per quanto riguarda l'aeroporto di Pisticci Scalo. A me sta bene come sta bene a tutti quanti, perché 2 anni di sperimentazione significa che l'aeroporto decolla, l'aeroporto parte. Quei 2 milioni ci serviranno adesso, 2 milioni la Regione Basilicata ha investito per questa cosa e quei 2 milioni ci serviranno per far partire in maniera definitiva l'aeroporto. Ci saranno 4 voli alla settimana per Milano, 4 voli alla settimana per Roma. Ha fatto accordi l'altro giorno Winfly, che è il gestore della pista, anche con l'aeroporto di Ancona e con l'aeroporto di Genova, affinché successivamente si possa pensare a delle tratte di collegamento tra Pisticci ed Ancona, Pisticci e Genova. Allora, altro che dire a chiacchiere vogliamo riportare Pisticci al centro, quello che per gli altri è un sogno, noi l'abbiamo fatto diventare realtà. Con questo mi congedo da voi. Vi ringrazio per il grande contributo che avete dato tutti quanti alla nostra amministrazione. Vi ringrazio per la pazienza che a volte avete dimostrato, ma il fatto di aver avuto dalla nostra parte i comitati, per il fatto di aver avuto dalla nostra parte la gente nei momenti cruciali, per il fatto che questa amministrazione non è stata mai la controparte, ma è stata parte integrante del territorio, per queste cose, anche se la consigliatura finisce, vado fiero, per queste cose sono contento di aver amministrato con i miei ragazzi questo comune. Ci proponiamo a rifarlo perché siamo sicuri che continueremo nella strada che abbiamo intrapreso, nella piena libertà, totale libertà, e sapremo raggiungere veramente i traguardi che finora sembravano impossibili o solo un sogno per il nostro territorio. Grazie. Buona giornata. Abbiamo esaurito gli argomenti, quindi il consiglio è chiuso.
Sono le 11:40.